Appello finale agli elettori al voto. Dateci fiducia, siamo un gruppo nuovo, coeso, un centrodestra completamente rinnovato. Io sono civico, non ho mai fatto politica, portiamo competenze, esprimiamo competenze importanti dall'amo tecnico all'amo finanziario. L'amministrazione ha bisogno di un cambiamento serio che parte dall'ambiente alla sicurezza, alla pulizia, alle nostre partecipate e a tutti i dipendenti pubblici, quindi dateci fiducia. Appello al voto, perché votare Paolo Arrigoni, Movimento 5 Stelle? Perché siamo affidabili e credibili, l'abbiamo dimostrato nei 12 anni sul territorio e nei 5 anni in consiglio comunale. Quello che diciamo lo facciamo sicuramente, abbiamo un programma con idee chiare, con progetti fattibili, io ci sono con entusiasmo e determinazione, quindi votate per voi, votate Movimento 5 Stelle. Grazie. Appello al voto di Giorgio Tuber, perché votare Sanremo Bene Comune. Città Bene Comune, votatela perché, per una ragione semplicissima, siamo l'unica forza di sinistra alternativa a una coalizione di destra, a un'altra coalizione di centro-destra attuale. Per cui siamo l'unica forza che garantisce il rispetto dell'ambiente, del territorio, della cultura, delle fasce più deboli, degli anziani, e garantisce e vuole pretendere una trasparenza amministrativa perfetta. Grazie, votate Città Bene Comune. Alberto Pezzini, perché votare lei candidato sindaco futura Sanremo? Perché Futura Sanremo è finalmente una forza fresca, nuova, con soprattutto il vigore, il coraggio della spontaneità. Noi non abbiamo e della certezza almeno di poche idee molto chiare, molto determinate. Ci stiamo battendo, abbiamo fatto una campagna elettorale massacrante perché è partita dalle nostre forze particolarmente gracili, però vedo che prima ci hanno ignorato, prima ci hanno deriso e poi forse oggi un po' ci temono. Finisco così con questo motto di Gandhi, votateci. Alessandro Gondò, perché votare lei, votare Sanremo Libera? A votare Sanremo Libera perché io credo che in queste amministrative che stanno per arrivare, Sanremo Libera è l'unico e vero voto libero di queste amministrative. Noi, come abbiamo detto più volte, non abbiamo collegamenti a nessun partito, a nessuna associazione nazionale, quindi siamo nelle condizioni di poter esprimere sempre liberamente il nostro pensiero, che non sarà mai condizionato da nessuno. Questo ci permetterà in tutto quello che avremo modo di proporre, di ascoltare, di dare sempre il nostro giudizio e di appoggiare qualsiasi iniziativa valida per Sanremo. Credo che sia una caratteristica che pochi in queste elezioni hanno come prospettiva. Quindi votate Sanremo Libera e dateci fiducia. Alberto Biancheri, perché darle di nuovo fiducia come candidato sindaco a rivotare per lei la sua coalizione? Beh, intanto sono stati 5 anni intensi e anche sono stati tolti anche tante soddisfazioni, ma sicuramente credo che la continuità sia la parola chiave. Chiediamo ai nostri cittadini di darci continuità. Abbiamo lavorato per 5 anni, ieri abbiamo inaugurato il mercato nonario, presto ci sarà anche la nuova rotonda della Foce, così tante altre cose. Io credo che comunque questa amministrazione, giustamente come sindaco, voglio continuare a lavorare per altri 5 anni e chiedo dunque la fiducia a tutti voi, perché comunque la nostra Sanremo secondo me ha delle possibilità di crescita e vogliamo sicuramente anche poter dare delle risposte là dove non siamo riusciti questi anni. Carlo Carpi, perché darle fiducia come candidato sindaco? Lei, la sua lista, Carlo Carpi per Sanremo. Perché sono una persona che ha sempre avuto la forza della coerenza, sono sempre stata una persona disponibile a tutti, al contatto col singolo cittadino, ad ascoltare le sue problematiche e soprattutto a dargli delle risposte. Anche su Sanremo, attraverso questa mia iniziativa di partecipazione puramente civica all'interno di una logica anche di prospettiva delle prossime regionali, sono già riuscito a far rientrare i commercianti del mercato nonario di Sanremo prima dei termini previsti, sono riuscito a fargli dare delle risposte intese come aderenza, capacità di ascolto al comune, prima li aveva bistrattati non poco mettendoli nella piazza con dei gazebo assolutamente privi di servizi e sono riuscito anche in un certo qual modo a sensibilizzare l'amministrazione attuale per l'apertura degli sportelli comunali presso le frazioni di Sanremo. Quindi se i residenti vogliono avere un imprenditore, una persona affidabile, capace e competente, votino Carlo Carpi.